Ciao a tutti da Vittorio. Leggo che molti dei miei followers e anche molti razziali stanno scrivendo Sarri out. Non sono contenti di Sarri, vorrebbero il ritorno di Simone Inzaghi. E allora vi faccio questa domanda. Se prima dell'inizio del campionato vi avessero detto che la prima pausa della Serie A la Lazio sarebbe stata non solo quarta, ma sopra alla Super Roma del mercato di Dybala, eccetera, del Milan campione d'Italia, della grande Inter, della Super Juventus, della Fiorentina di Italiano, voi sareste stati contenti o no? Io onestamente non ci avrei creduto. Io onestamente non avrei mai pensato che la Lazio potesse arrivare alla prima pausa della nazionale con questi risultati. Addirittura la Lazio è quarta, a 3 punti dalla prima, che è il Napoli, e a pari merito con l'Atalanta. Insomma, con gli stessi punti del Milan, sì, con la differenza reti che premia la Lazio, per cui la Lazio è quarta e il Milan quinto. Però parliamo di risultati incredibili. Eppure c'è qualcuno che ancora dice Sarri out, Sarri vattene, Sarri sia la rovina della Lazio, eccetera, eccetera. La realtà, il fatto, il campo dice che in realtà Sarri sta andando molto bene. Perché poi bisogna dire una cosa, che il calendario della Lazio è stato molto complicato. Non è che la Lazio ha giocato con pizza e fichi. Sì, è vero, l'ultima partita di campionato è stato Cremonese-Lazio. Ma la Lazio ha giocato contro il Napoli, primo in classifica, ha giocato contro l'Inter, che deve essere una superpotenza, ha giocato contro il Torino. Insomma, la Lazio ha avuto un calendario molto più complicato di molte altre big. E nonostante questo, la Lazio è quarta. Nelle ultime 5 ha perso solo una volta e ha vinto 3 partite. In più c'è il rammarico del pareggio contro la Sampdoria, altrimenti la Lazio avrebbe 2 punti in più. Adesso sarebbe addirittura terza a pari merito con l'Udinese. Insomma, dei risultati veramente, veramente positivi. Eppure c'è chi ancora critica Maurizio Sarri. Critiche evidentemente di parte o di gente che non apprezza il gioco di Sarri. Però il campo ci dice tutt'altro. Il campo ci dice che questa Lazio sta andando bene. E l'altra cosa da dire, oltre al calendario, è che la Lazio sta andando bene e ma Casale non è ancora al 100% negli schemi di Maurizio Sarri. Marcos Antonio, che secondo me sarà un acquisto molto interessante, sta giocando molto, molto poco. Pedro è stato fuori per infortunio, Zaccagni non sta benissimo. Dietro ancora le rotazioni devono migliorare, abbiamo Lazzari out, insomma questa Lazio onestamente può solo migliorare, difficilmente può peggiorare. E quindi veramente essere quarti a metà settembre con la pausa per la nazionale è un risultato veramente invidiabile, soprattutto considerando che la Lazio è sopra al Milan, alla Roma, all'Inter, alla Juventus, anche la stessa Fiorentina, no? Perché quanti dicevano: ah, la Fiorentina ha fatto un mercato stratosferico, la Fiorentina è fortissima, Italiano è un grande allenatore. Beh, Italiano, grande allenatore, sta a 5 punti dalla Lazio e sta andando anche male in Conference League. Per cui vedete che a volte si parla, ma poi quello che parla veramente è il campo. Il campo ci dice che la Lazio è reduce da 2 vittorie consecutive in campionato e che è lassù dove vuole arrivare, ovvero al quarto posto. Certo, il campionato è ancora lungo, c'è ancora molto da fare, tantissimo, però alla prima pausa siamo un punto sopra la Super Roma, quella di Dybala stellare fantascientifico, però siamo sopra alla Roma, nonostante che Ciro Immobile è vecchio, è finito, è fatto. Però la Lazio sta sopra. Nonostante Luis Alberto in panchina, Luis Alberto il germe secondo il messaggero, la Lazio è quarta e sopra a Roma, Juve e Inter. Fosse stata un'altra squadra, probabilmente i giornali starebbero celebrando Maurizio Sarri come il nuovo dio dell'universo. E invece Sarri è nervoso, Sarri è preoccupato perché non riesce a dare un gioco alla Lazio. Mi sembra che la Lazio di gioco ce l'ha, mi sembra che la Lazio sta andando molto bene, certo. Ci sono molte cose da migliorare, soprattutto davanti, però per esempio la solidità difensiva è un altro segnale molto importante di questa Lazio. Lo scorso anno la Lazio era una delle squadre che subiva più gol, quest'anno la Lazio, dopo l'Atalanta, e anche questa è una novità, ha la miglior difesa di Serie A, 5 gol subiti. 5 gol subiti, di cui 2 contro il Napoli, anche questo è un fatto da considerare. 5 gol subiti, ma 13 fatti, a simboleggiare che comunque l'attacco va, l'attacco funziona. Ecco, segnali molto incoraggianti di una squadra che onestamente ancora deve adattarsi, ancora deve trovare gli equilibri giusti. Perché la realtà è che abbiamo visto che questa Lazio deve ancora trovare meccanismi giusti. Vi
bisogna trovare la posizione di Marcos Antonio. Vesino sta iniziando a giocare, bisogna vedere che cosa succederà a Luis Alberto, Basic, eccetera. Insomma, questa è una Lazio che secondo me può guardare al futuro con grande fiducia. Ovvio, non è che questo significa che la Lazio arriverà sopra al quarto posto, perché il campionato è appena iniziato, può succedere di tutto, però. Alla faccia di quelli che volevano Sarri esonerato, la Lazio sta andando molto bene, anzi direi meglio di quanto pensassimo in tanti, perché chi avrebbe mai pensato che la Lazio potesse partire così bene? Soprattutto chi avrebbe mai pensato che la Lazio potesse stare sopra a queste superpotenze? E invece è così, e quindi godiamoci questa pausa, ricarichiamo le energie, perché questa Lazio è partita col piede giusto.